Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Ciclista Anonimo. Siamo su Tour de France 2023 e oggi iniziamo l'avventura con il Pro Team. In cosa consiste il Pro Team? Dovremo creare una squadra e poi migliorare nel corso delle stagioni e raggiungere il top. Vedete cosa c'è scritto? Gestisci la tua squadra e scala la classifica mondiale per essere invitato a partecipare alle corse più prestigiose e per ingaggiare i migliori ciclisti al mondo. Inizia l'avventura. Eccoci in modalità Pro Team. Il tuo obiettivo è semplice: raggiungere il primo posto nella classifica Pro Cycling. Pertanto dovrai fare più punti possibili durante ogni stagione. Man mano che sarai in classifica, sbloccherai degli inviti a nuove gare e potrai ingaggiare nuovi ciclisti, il che ti permetterà di fare più punti pro cycling e rinforzare la tua squadra. Inoltre dovrai scegliere i picchi di forma dei tuoi piloti, qua la traduzione di ciclisti, in modo che la tua squadra sia competitiva nell'arco della stagione contro le altre squadre. Buona fortuna. Ok, impostiamo la difficoltà, leggenda, database, quello base. Numero di giocatori solo, si può fare in cooperativa ma solo locale, purtroppo non online, sarebbe un'aggiunta fantastica. Cadute con ritiri, quindi la facciamo realistica. Preparazioni ovviamente attivate. Infortuni in gara, si verificheranno cadute e malattie di tanto in tanto, no, non facciamo frequenti, facciamo rari, che possono colpire comunque tutti i ciclisti del gruppo possono cadere e soffrire di una malattia. Le cadute sono con infortuni e anche ritiri, quindi quando un ciclista che non controlli cade può infortunarsi e ritirarsi. Malattie brevi, non con ritiri perché sennò sarebbe molto brutto. Facciamo brevi. Budget iniziale. Qua, ragazzi, ho realizzato un sondaggio sulla community del canale e vi ho chiesto con che budget iniziare. Questa è un po' la novità di Tour de France 2023, ovvero si può scegliere il budget con cui iniziare l'avventura. Io vi ho chiesto appunto di scegliere tra rassicurante, il budget a tua disposizione ti permette di ingaggiare alcuni tra i migliori corridori possibili, ampio. Il budget a tua disposizione ti permette di ingaggiare i migliori corridori disponibili già dalla prima stagione e di avere da parte del denaro per la stagione successiva, o limitato, ovvero il budget è molto basso, non ti permette di strafare, dovrai fare scelte difficili. E dal sondaggio è emerso che avete scelto la maggioranza budget limitato. Io è già dall'anno scorso che faccio questi sondaggi per rendervi partecipi, quindi la mia community è sovrana e c'è stata questa scelta, potremmo dire, democratica. Democraticamente diciamolo, anzi, dicetevelo. E quindi democraticamente avete optato per budget limitato. Ragazzi, sarà un'avventura difficile perché partiremo in salita. Le divise a disposizione, devo dire, non ce ne sono proprio tantissime. Ok, questa sarà la divisa della nostra squadra. Il nome della squadra sarà i Ciclisti Anonimi. Voglio rendervi partecipi di questa avventura sul Pro Team. Chi si abbona al canale entra a far parte, diciamo, della community i Ciclisti Anonimi e vi renderò partecipi perché magari prenderò i commenti degli abbonati che mi consiglieranno i ciclisti, i corridori per il prossimo mercato e io andrò a fare il mercato in base ai commenti che gli abbonati al canale mi daranno, quindi sarete voi a scegliere. I corridori ovviamente devono essere dei nomi che posso comprare, non è che già alla seconda stagione mi chiedete Pogačar, ragazzi, quello non ve lo posso assolutamente portare, quindi sarete voi a fare la squadra per le varie stagioni. Il primo anno la faccio io, ma ragazzi, vedrete che per il primo anno davvero c'è pochissimo da fare. Dovremmo in qualche modo prendere quello che offre il mercato, offre la piazza. Squadra italiana, continuiamo. Ok, vedete il mercato, abbiamo a disposizione 200.000 euro. Solo Vingegaard costa, ragazzi, 2 milioni, Pogačar 2 milioni e 100.000. Philipsen 1.600.000, Van der Poel 1.000.000 pure 600.000, quindi possiamo davvero fare pochissimo. Abbiamo completato la nostra prima squadra. Yoldebrex, Gloak, Impey, Marezco, Tu, questo corridore asiatico,
mai sentito prima. Sì, sembrerebbe asiatico, quindi presumo sia di Taiwan. 56.2, scarsissimo, viene a correre praticamente gratis. E Boven, e andiamo. Oddio, però questo è quello canadese, quindi non è il Patrick Bevin, è Boven. Però un corridore comunque completo per la cifra che comunque l'abbiamo pagata, ragazzi. Con 20.000 ci siamo portati un corridore che ha 73.0. Andiamo al programma delle corse. Per questa prima stagione siamo invitati soltanto alla 3 giorni della Provenza, alla Breeders' Cup e all'Open Tour. Cioè siamo invitati praticamente soltanto a 3 corse. Per essere invitati ad esempio al Giro di Como, che è il Giro di Lombardia, dobbiamo concludere almeno in 18ª posizione nella classifica Pro Cycling a squadre. Per essere invitati all'Euro Tour dobbiamo concludere nelle prime 22 posizioni. Tour de France, vedete, la corsa che forse possiamo sbloccare il prossimo anno è l'Euro Tour. Oddio, Parigi-Nizza se concludiamo nelle prime 20, ma ragazzi la vedo davvero difficile. Novità del gioco è che dalle impostazioni, volendo, si potrebbe modificare la difficoltà a carriera già iniziata, però noi ovviamente non andremo a farlo. Difficoltà leggenda, cadute con ritiri, preparazioni attivate, infortuni in gara rari. Queste sono le nostre impostazioni. Io direi di andare a impostare i picchi di forma. Allora, Marezco in forma alla 3 giorni della Provenza e all'Open Tour. No. Ok, perfetto. Qua in pratica dobbiamo impostare i picchi di forma dei corridori, quindi la condizione con cui andranno alle corse. Impey in forma alla Breeders' Cup, picco di forma alla Breeders' Cup e all'Open Tour, mentre all'inizio alla 3 giorni della Provenza andrà piano. Huldebrechts e Gloag, picco di forma alla 3 giorni della Provenza e all'Open Tour entrambi, perché sono le due corse a tappe in cui ci sono delle montagne e loro due sono i nostri scalatori. Boven in forma alla 3 giorni della Provenza e alla Breeders' Cup. Va bene, ok. Ci sta. E tu, vabbè, ragazzi, dove lo mettiamo? Lo mettiamo, c'è poco da fare. Magari gli metterei i picchi di forma alla Provenza e all'Open Tour, perché sono le due corse difficili, quindi magari riesce a non finire fuori tempo massimo. Confermiamo questi picchi di forma, ok? E in questo video ci giochiamo la prima tappa, quindi l'esordio della squadra dei ciclisti anonimi. Andiamo a giocare questa prima tappa alla 3 giorni della Hi Provenza. guys, welcome to the Tappa briefing for this first teoricamente stage. The adatta alle main ruote thing to grasp veloci, today quindi is that the tappa route is clear per and it offers no velocisti. particular difficulties. Cerchiamo di fare una bella volata con Jakub Marezco. Vediamo chi sono i favoriti, giusto per capire il livello. Welsvold, c'è De Mar, il livello è già altissimo. Thyssen, Welsford, ci sono già corridori come De Mar, diventa praticamente impossibile ottenere dei risultati a difficoltà leggenda. Poi tra l'altro abbiamo Marezco che è un velocista che sulle salite va pianissimo, quindi sarà davvero difficile. Diamo un'occhiata ai picchi di forma. Comunque, vedete, la tappa è facile. Io vorrei mandare qualcuno dei nostri in fuga, Boven, che è in condizione, per cercare almeno di portarci a casa forse la maglia qua. Poi ci sono pure due sprint intermedi. Insomma, dobbiamo provare a far punti un po' a destra e un po' a sinistra con Marezco, che sarà l'uomo designato per l'eventuale Hello, ladies volata. and gentlemen, and welcome to the Qua, bella start of la the first race of partenza, the cosa c'è? cycling Un vecchio season. Mapped out around anfiteatro Rimini, romano, and without any notable una slopes, vecchia arena this romana, first molto bella. stage Si of a parte da 3-day dove? Tanto la revanche divisa della ended in nostra a squadra. Oddio, sprint. non è un granché. Si parte da Nimes, evidentemente è stata colonizzata dai romani. In fuga Boven, e non Bevin, che invece è il corridore neozelandese. Leader di tappa Marezco, ok, mentre Huldebrechts è il leader della classifica generale, con Impey che deve stare in protezione
di Maresco. Parte l'avventura nel Pro Team con Boaven che si getta in fuga. C'è subito un Gran Premio della montagna. Vediamo se riusciamo già a vincerlo. Sono tutti quarta categoria, quindi assegnano tutti un punto. Ma non c'è bisogno di spingere troppo, perché comunque dietro ci lasciano andare. Quindi andiamo del nostro passo e mancano 3,8 km. Io direi che possiamo tagliare fino al primo Gran Premio della montagna. Ok, Gran Premio della montagna vinto, siamo in fuga da soli, forse è meglio anche così perché facciamo tanti chilometri in fuga da soli, così facendo vinciamo magari anche la classifica della combattività. Dobbiamo puntare un po' a tutte queste classifiche accessorie in questa prima stagione per cercare di fare più punti possibili. Intanto dietro stanno arrivando altri due purtroppo, Van der Horn e Braetto. Noi andiamo così di passo e tra poco si comporrà quindi un trio in testa alla corsa. Ok, un chilometro a questo Gran Premio della Montagna. Boaven dovrebbe essere veloce. Diamo un'occhiata un po' alle caratteristiche dei nostri avversari, la mia squadra. Boaven c'ha volata 72, accelerazione 73, quindi sicuro non è un fermo. Diamo un'occhiata un po' alle altre squadre, ai nostri compagni di fuga, quindi l'altro dovrebbe essere Taco Van der Horn. Diamo un'occhiata al buon Taco che è della Intermarché. Ok, Menties, quindi siamo qui. Van der Horn, accelerazione 69, volata 65, siamo nettamente più veloci. L'altro è Braetto, accelerazione 66, volata 67, siamo nettamente più veloci di questi corridori. Dobbiamo stare attenti a non farci sorprendere. Ok, 600 metri, non partiamo troppo lunghi. Direi di partire adesso con Boaven che sì, no, la vinciamo proprio facile. Boaven è veloce, un corridore completo, ottima scelta, qualità prezzo. Vinciamo e saliamo a 2 punti per quanto riguarda la classifica degli scalatori del Giro della Provenza. Andiamo avanti. Altro giro, altro Gran Premio della montagna con Van der Horn che prova ad anticipare Taco Van der Horn e ci mette un pochino in difficoltà, ma Boaven è più veloce ragazzi, Boaven è più veloce e saliamo a 3 punti, 3 punti ragazzi, niente male. Altro Gran Premio della montagna con il buon Taco che sembrava stesse per partire, noi lo controlliamo. Sì, sta accelerando Van der Horn e qua ci siamo fatti sorprendere da Braetto, ci siamo fatti sorprendere, mannaggia, ci siamo fatti sorprendere. Colpo di reni e la vinciamo, ma dobbiamo partire prima perché siamo più veloci, non dobbiamo aspettare quando siamo così veloci, abbiamo rischiato di perderlo. Comunque noto che a difficoltà leggenda il livello di sfida si fa interessante. C'è il primo dei due traguardi volanti che segnano 20 punti e noi non dobbiamo assolutamente lasciare niente in queste prime stagioni, noi dobbiamo proprio puntare alle classifiche accessorie con Bretto che ci spinge larghi per anticipare la volata, ma riusciamo a salvarci e andiamo a vincere con facilità il traguardo volante. Non dobbiamo assolutamente farci anticipare perché siamo più veloci e subito dopo il traguardo volante c'è un gran premio della montagna. Andiamo a prendere il gel rosso perché dobbiamo assolutamente ricaricarlo, dato che abbiamo comunque sprecato energia in questo sprint. Andiamo avanti velocemente, dobbiamo ricaricare il gel rosso. Fuga che è 4 minuti, quindi oddio, però mancano 80 km, quindi non penso sia possibile farcela. C'è un altro gran premio della montagna che vogliamo portarlo assolutamente a casa perché andremo a quota 5 punti. 5 punti non li troviamo certo qua dietro. 5 punti equivale a un seconda categoria. Parte adesso la volata di Braetto che la lancia lunga. Noi cerchiamo di controllare la situazione. 500 metri è il momento giusto per partire con Boaven, con il gioco che fa il salvataggio automatico e lagga con Braetto che è veloce. Braetto questa volta ci ha beffato. No, vinciamo di nuovo col colpo di reni, ragazzi. Sto Braetto evidentemente è in condizione, ma è in condizione anche il nostro Boaven. Semplicemente il livello di sfida si alza tantissimo giocando a difficoltà
leggenda. Andiamo avanti al prossimo traguardo volante. Comunque stiamo facendo scorpacciate di punti per tutte le classifiche. Ok ragazzi, siamo a 1,5 km. La fuga ha 7 minuti di vantaggio a 65 km dalla conclusione. Si sono fermati un pochino, hanno rallentato. A questo punto ragazzi io inizio a crederci. Stavolta non voglio farmi impensierire da Brett e parto lungo perché sono velocissimo. Boaven è davvero un bel corridore. Andiamo a quota 40 punti anche nella classifica a punti, quindi tanta tanta roba. E adesso collaboriamo con gli avversari perché abbiamo un bel vantaggio, abbiamo davvero un bel vantaggio, quindi collaboriamo. Anzi, provo a dire a Daryl Himpey di andare a disturbare chi tira, vediamo se è efficace questo comando. Glielo ordino anche a Thomas Loag. Vediamo che viene fuori, perché abbiamo un bel vantaggio. Vincere all'esordio nel Pro Team con a difficoltà leggenda sarebbe davvero tanta roba, anche se è un po' strano l'atteggiamento del gruppo che ha fatto prendere così tanto vantaggio alla fuga. A un certo punto eravamo andati a 8,30, ho capito che sono solo 3, però tra quei 3 c'è Boaven e Van der Horn, che non sono comunque, non sono dei campioni, non sono dei grandi corridori, però non sono neanche i due fessi a caso, sono dei corridori che comunque qualche risultato lo hanno fatto. Però no ragazzi, stanno, cioè il vantaggio guardate come cala vistosamente, nonostante ci sia la collaborazione tra i tre, il vantaggio sta calando velocemente. Ci avviciniamo intanto al prossimo Gran Premio della Montagna, che è importantissimo. No ragazzi, non c'è speranza per la fuga, non c'è speranza. Con Bretto che voleva partire, stavolta me la gestisco, provo un pochino a chiudere questo Bretto che ragazzi ci sta mettendo in gravissima difficoltà. Colpo di reni. Di nuovo al limite, li stiamo vincendo tutti, ma non con poche difficoltà ragazzi, non con poche difficoltà. Intanto tu hai bisogno del gel blu. Andiamo, spingiamo, magari dico a Boven se può andare magari all'80. 80%, spinge un pochino più forte, ma no ragazzi, stanno per venire a prenderci. Però non collaborano più gli altri. Ok, sta partendo adesso la volata per un altro Gran Premio della Montagna con Braetto che arriva da dietro. Questo ce lo prende, potevo chiuderlo però sarebbe stata una scorrettezza, quindi l'ho lasciato andare. Questo Braetto ce l'ha preso ragazzi, questo ce l'ha preso. 13,8 km, non so se rialzarmi o continuare, però ragazzi rialzarsi adesso non so quanto possa essere corretto, perché ci stiamo giocando la tappa con Van der Horn anche che tira. Mancano 10 km, io il cambio glielo do. Intanto inizia a prendere il controllo di Jakub Marezco, perché ci avviciniamo alla volata. Però ragazzi, io non pensavo di giocarmi già la tappa con Boaven. Siamo un pochino indietro, dobbiamo assolutamente risalire le posizioni nel gruppo con Boaven che deve collaborare. Il problema è risalire con Jakub Marezco e Himpey che deve venire adesso a proteggerci. Ok, siamo riusciti a risalire e tira la FTG di De Mario. Io provo un attimino a mettermi qua per provare a spezzare i cambi con Marezco, dato che mancano 10 km, vediamo se riusciamo in questo intento. Comunque si è staccato con Sonny, Pascher, Mullen, qualche corridore ha perso le ruote. Boaven deve collaborare, ma no, qua ne hanno. Provo un pochino a tappare, a fare lo stopper. No, non devi tirare, non tirare. Scorrettezza incredibile di Jakub Marezco, che prova a fare un po' da stopper, da fermo per Boaven, che lì davanti, cioè ragazzi, io anche un terzo posto ci metterei la firma, non devo per forza vincere la tappa, ma sarebbero punti fondamentali per il proseguo della stagione. Storer chiede il cambio, cerco di bloccare un po' Conrad, lo blocco, no, non andare a tirare, no, sto bloccando Conrad verso le transenne, lavoro da stopper incredibile di Marezco al limite del legale con Boaven che ne ha ragazzi, Boaven ne ha,
ancora, sono indeciso se farlo allungare o meno. Per il momento vi dico solo di collaborare con gli avversari. Arriva a tirare l'astra a 5 km. Le possibilità sono concrete per fare un'impresa con Boivin. Non so se gestire lui o un altro. Arriva Rudy Mollard. Io provo a chiuderlo. Prova a chiuderlo. Mamma mia, che situazione con Boivin, che è uno dei più veloci. Io provo a dirgli di accelerare perché il gruppo sta pericolosamente arrivando. Ha comunque il gel rosso dalla sua per provare a giocarsela. Intanto qui c'è l'accelerazione fortissima dei Borans Groe con Boivin che ha staccato tutti. Gli dico di prendere il gel rosso e di tirare al 90%. Mamma mia, che cosa sta avvenendo fuori. Lo sto gestendo a distanza, il povero Boivin, che prova a fare un'impresa storica al Pro Team alla prima corsa della squadra dei ciclisti anonimi. Vediamo, c'ha però Braetto con lui, gli ho fatto prendere tutto il gel rosso, adesso stanno arrivando lì a doppia velocità. Mamma mia, che situazione. Anche i Cofidis con Zingle a tirare. È dura e loro sono nell'ultimo chilometro. No, deve attaccare. Allora, diamogli il comando. Attacca Boivin. Vediamo se almeno ti porti a casa la tappa. Qua ormai siamo nella fase della volata. Non dobbiamo partire troppo lunghi. Direi di partire adesso e magari metterci sulla ruota di Cocard con Jakub Marezko. Vince Boivin la tappa. Prima vittoria. E con Marezko che fa anche un piazzamento in top 10. Ragazzi, che inizio. Che inizio di Pro Team. Abbiamo vinto all'esordio con Boivin, con una fuga assurda, con Marezko che ha fatto da stopper. Non me la sono neanche gustata perché ho controllato Marezko, perché è importantissimo fare i punti anche del piazzamento. Vediamo qua, volata equilibrata. Io qua sono arrivato, credo, quarto del gruppo. Sì, quarto del gruppo, quindi settimo, presumo. Mamma mia, vittoria all'esordio, tantissima roba, ragazzi. Ed eccolo Boivin che vince la tappa. Eccezionale. Boivin, non è Patrick, ma credo sia Guillaume Boivin, no? Ho sbagliato a pronunciarlo. È Boivin che si porta a casa anche la maglia gialla. Maglia verde, classifica scalatori, praticamente quasi tutte, si è portata a casa praticamente quasi tutte le maglie. Ok, vinciamo la tappa con Boivin, credo sia Guillaume Boivin e non Patrick Bevin, che invece è il corridore neozelandese, invece lui è canadese, quindi con origini francesi. Vinciamo la tappa davanti a Taco van der Hoorn, terzo Braetto, e quindi siamo anche maglia gialla, settimo Marezko. Andiamo a vedere la classifica generale, che ci vede in testa in maglia gialla all'esordio la squadra dei ciclisti anonimi. Bravissimo anche Marezko. Classifica scalatori in testa, classifica punti, abbiamo fatto 90 punti perché ne abbiamo presi 40 gli intermedi e 50 al traguardo, quindi questa è una classifica che forse possiamo portarci a casa. Classifica giovani, ovviamente, c'è Braetto. Classifica squadra, addirittura la squadra dei ciclisti anonimi in testa. Classifica combattività, Boivin in testa. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica pro cycling individuale con Boivin che ha portato a casa 21 punti, il che è davvero tanta roba, 21 punti solo in una tappa. Marezko 4 grazie al suo piazzamento. Classifica pro cycling a squadre, siamo già in testa con 25 punti. Direi che un inizio migliore di questo non potevamo farlo, abbiamo iniziato alla grande. Bene ragazzi, termina il video, termina questo primo episodio del Pro Team. Io vi invito come al solito a lasciare un like, iscrivervi al canale se avete trovato interessante il video e anche abbonarvi se volete sostenere il canale ed essere protagonisti in questa serie sul Pro Team con la squadra dei ciclisti anonimi. Io vi saluto e vi do appuntamento sempre qui sul canale del Ciclista Anonimo per altri video ovviamente dedicati al mondo del ciclismo. Ciao ragazzi!